Buongiorno, oggi dedichiamo la nostra puntata alla conoscenza di Maurizio Mantovani, che è qui con noi. È un atleta di livello nazionale, un atleta di pallavolo. Cercheremo di confrontare un po' le cose dette finora nelle altre puntate con la sua esperienza personale. Ci potrà essere di grande aiuto. Insomma, iniziamo con una domanda per aprire un po' la strada. Come ti sei avvicinato allo sport? Ho iniziato da ragazzino, sempre col calcio, come tutti. Poi verso i 15 anni, nella scuola superiore, giocando a pallavolo, ho visto che riuscivo abbastanza bene, ho iniziato in una squadretta locale. E a quei tempi a Lecce c'era o il CUS Lecce o la Colombo. Io ho iniziato con la Colombo e la fortuna era che molti atleti di questa società erano più o meno vicini, ci si vedeva nella stessa scuola. E quindi scusami, è stato. Maurizio, di che anni stiamo parlando? Quanti anni avevi quando hai iniziato? Allora, ho iniziato tardi con la pallavolo, a 15 anni, e che a quell'epoca si usava soprattutto giocare a calcio, quindi diciamo che ho iniziato tardino, però ero già fissato molto con lo sport, quindi calcio, pallacanestro, qualunque cosa, sono stato avvantaggiato che diciamo facevo un po' tutto. E niente, ho iniziato là e sono stato veramente fortunato. Io mi ritengo un fortunato perché ho iniziato nel migliore dei modi, con la società giusta, col gruppo giusto, e diciamo che questa fortuna me la sono portata dietro. Quindi sei arrivato in questo gruppo come? Cioè hai conosciuto qualcuno? Tramite un compagno di scuola, che adesso fa l'allenatore ed è veramente un fissato per la pallavolo, ancora. Lui sta nell'ambiente a Lecce, Ettore Selvaggi. E tramite lui ho conosciuto appunto il gruppo. E si è formata una squadra oltre che fortissima, compatta, un gruppo di ragazzi che si vedevano anche al di fuori. E ti dico, ho dei ricordi bellissimi e soprattutto molto, molto lucidi, molto presenti, molto più presenti poi degli anni successivi quando poi ho giocato seriamente a pallavolo. E come ricordo invece del primo allenatore, ci puoi dire qualcosa? Sì, il professor Notarangelo è stato un maestro di vita, era un insegnante, un vero educatore. Detto il professore nell'ambito. Sì, il professore. Lui ci ha fatto veramente innamorare della pallavolo e del fatto di poter stare insieme, di condividere tante cose, imparare dagli altri. Tutte le cose che ci vorrebbero nell'iniziare a fare uno sport, noi l'abbiamo trovato in lui. E anche in questo caso qui è il ricordo più forte che ho io rispetto a tutti gli allenatori, parlo anche a livello professionistico che ho avuto. Quindi oltre che una formazione tecnico-tattica, una formazione personale? Sì, tecnico-tattica a quell'età secondo me, anche adesso penso che non sia così importante. A quell'età lì bisogna prendere lo sport come veramente momento ludico. Poi al di là degli allenatori, al di là delle società, se uno è propenso a diventare un ottimo atleta, cosa comunque diventa. Cosa che non è facile invece diventare, crescere come uomo se non hai una persona, un punto di riferimento come educatore, nell'allenatore, nell'insegnante. Quello io per fortuna l'ho avuto. Scusa Maurizio, allora, durante la nostra rubrica no, abbiamo inquadrato e analizzato la figura del coach, questa figura di allenatore, no? Secondo te quali competenze pedagogiche dovrebbe possedere un allenatore? Visto che tu hai avuto, come dicevi poc'anzi, una grande fortuna, no? È quella di aver avuto il primo allenatore, una grande persona che ti ha formato, che ti ha in qualche modo gettato nel mondo dello sport. Quali competenze pedagogiche dovrebbe possedere un allenatore moderno, diciamo? Noi l'abbiamo descritto come un accompagnatore. Sì, io sul discorso dell'allenatore ho una teoria un po' particolare, nel senso che la vedo di fondamentale importanza a livello giovanile, proprio come educatore, ti deve preparare ad affrontare ciò che ti accadrà dopo nella vita, perché poi tutto si rispecchierà nel futuro, nella vita normale. Al di là di quello, dico, lato
diciamo, il periodo a livello giovanile, io non vedo più la figura del coach così importante, non gli do particolare importanza, sinceramente. A quel punto lì, una volta superato il periodo appunto di apprendimento, di educazione nel vero significato della parola, io vedo l'allenatore come una figura di secondo piano, non gli si dà troppa importanza, e soprattutto negli sport di gruppo l'importante è l'allenatore deve avere soprattutto una funzione di coesione, di tenere il gruppo stabile, unito. Dal punto di vista tecnico non riesco più a dargli così importanza, si sta creando troppa enfasi da questo punto di vista, per me non è così. Noi stiamo dedicando questa rubrica anche ai docenti della scuola primaria, quindi quello che stavi dicendo con il gruppo giovanile è esattamente quello su cui tentiamo di dare più peso, no? Questa importanza dell'allenatore, del maestro che educa non solo allo sport ma anche proprio ad uno stile di vita, dei valori. Abbiamo indicato quelli che sono per noi i valori che lo sport può trasmettere: responsabilità, coraggio, dignità, rispetto per l'altro. Abbiamo anche addirittura parlato della competizione come se fosse un valore. Secondo te i valori del settore giovanile, o comunque quei valori che hai imparato nel primo percorso, a cosa ti sono serviti poi? Nella vita? Gettano le basi, sicuramente anche nella vita, ma gettano le basi proprio nello sport, se poi uno è fortunato a poter continuare, a poter arrivare a determinati livelli. Aggiungerei a quello che hai detto tu, ci si dà delle regole, che adesso è molto difficile. Si inizia a imparare a seguire determinate regole giuste, e non è facile, perché quando si è particolarmente giovani si tende un attimino a essere ribelli, a attraversare periodi in cui non è facile seguire una linea di un certo tipo. Quindi, oltre a tutte queste cose che hai detto tu, direi anche il fatto delle regole: un attimino bisogna darsi una regolata a quell'età, e lo sport, soprattutto quello di gruppo, perché magari lo sport singolo tende un attimino a farti diventare un po' egoista, un po', lo sport di gruppo invece anche ti dà queste regole importanti per il tuo futuro. Noi abbiamo visto il gioco proprio come anche semplicemente andare a giocare, e non ancora il gioco sport per poi diventare sport professionista, si basa sulla condivisione delle regole. Sì. Necessariamente, perché sì. Condivisione delle regole, osservare appunto i compagni, imparare dai compagni, servire da esempio per i compagni, sono tante le cose. È veramente, secondo me, forse allo stesso livello proprio della scuola, dello sport, perché veramente ti dà tanto. Se trovi le persone giuste, ti creano e ti formano forse ancora più della scuola, scuola normale parlo. Quindi una terza agenzia formativa, la sì, scuola, sì, la sì, famiglia, scuola e sport. Se si riuscisse a far coincidere tutte e tre le cose, adesso è sempre più difficile, perché ci sono tante situazioni che ti possono sviare da queste cose qua e ti formano nella maniera giusta. Dovrebbero dialogare, in realtà non è sì, no, bisognerebbe trovare persone giuste in tutti i campi, e lo so che non è facile, iniziando dalla famiglia. Il nostro lavoro è appunto questo, quello di formare educatori in modo tale che possano avere le basi pedagogiche per poter poi trasmettere quelli che sono i valori dello sport, e dare consigli anche ai genitori, per esempio prendere un po' di tempo da dedicare ai figli in modo tale da farli giocare, educare gli allenatori a non puntare alla vittoria a tutti i costi, ma a puntare soprattutto all'educazione dei bambini, creare gruppo. E una domanda che ti volevo fare, Maurizio, è quella, hai detto prima che è stato importante, no, partecipare al tuo gruppo, ti sentivi una parte importante per il gruppo. Ci sono stati i pro ma i contro? Ti sei sempre inserito bene? Hai mai litigato con qualche compagno per questioni anche di ruolo, per esempio? È normale parlo litigare. Del settore giovanile all'inizio? No, a livello giovanile no, perché appunto se c'è una figura forte che dirige un po' tutto, che ti indica un po' la strada, è molto più facile. No, dal punto di vista quel periodo assolutamente no.
gli sbagli, i cattivi esempi vengono un po' più in là, quando si tende a prendere troppo seriamente magari lo sport, vedere un po' il risultato al primo posto, a quel punto lì sì, si creano e si fanno parecchi errori, io ho fatto parecchi errori. E anche in questo caso qui nel gruppo bisogna essere fortunati, perché se comunque c'è, chiamiamo qualche mela marcia, qualcuno un pochino particolare, viene subito inglobato dalla, diciamo, dalla bontà del gruppo ed è lui ad adeguarsi. Il problema è quando nel gruppo trovi troppe teste calde, troppe, a quel punto si rischia di rovinare e si ritorna un pochino al solito discorso, l'allenatore, l'educatore deve essere bravo a dare determinati valori e a mantenere coeso appunto il gruppo. Volevo chiederti, visto che la tua carriera è iniziata nell'82, negli anni 80, è finita dopo più di 20 anni, sulla Lega Volley, sul sito c'è tutta una parte della tua carriera, finisce nel 2004, volevo chiederti, l'essere parte di una squadra, di un gruppo, diventa quasi un sostituto della famiglia, tra virgolette, quando soprattutto sei fuori casa, ho notato che insomma sei stato spesso fuori ovviamente. Che rapporto avevi con la tua famiglia? Come si fa a mantenere il rapporto con la famiglia e il rapporto con la squadra? Cioè, vengono sostituiti, vengono parallelamente considerati importanti? Vengono soprattutto nell'età, diciamo, iniziale, sì. No? Nell'età giovanile. No, nell'età giovanile non ci sono grossi problemi. La famiglia rimane sempre al primo posto, comunque deve rimanere al primo posto. Quindi ti supporta la famiglia. È il solito discorso, adesso i genitori anche nella situazione dello sport devono un attimino mostrarsi in una determinata veste. In questo momento io vedo, in quest'ultimo periodo, vedo molti genitori che non hanno l'atteggiamento giusto per quanto riguarda lo sport dei propri figli. Questo è un discorso da lungo. No, facciamolo. C'è il grosso problema che adesso, ma anche ai nostri tempi, ai miei tempi, il risultato veniva al primo posto. Adesso quasi anche i genitori, il loro primo obiettivo è far diventare forti, far uscire i figli a qualunque costo. Non deve essere così. Lo sport va preso come una cosa giocosa, una cosa divertente, fermo restando che poi chi ha i mezzi fisici, mentali, comunque in qualunque situazione arriverà da qualche parte. Però non ci deve essere questa ossessione da parte dei genitori, ma da parte proprio delle società a che si raggiunga il risultato, a che si diventi forti, perché comunque si potrebbero avere grossi problemi nei ragazzi poi al non raggiungimento, al fallimento, che poi non è un fallimento di questo obiettivo. Quindi guardare più al processo, no? Sì, è un processo di crescita, perché poi normalmente se si deve uscire, diventare forti, riuscire nello sport, comunque magari non si arriva in nazionale, non si arriva in Serie A, ma comunque se hai i mezzi mentali, dico anche secondo me prima al primo posto mentali e poi fisici, comunque si arriva da qualche parte. Per quanto riguarda la famiglia, quindi a livello giovanile non ci sono problemi, deve essere una cosa normale. Nel caso mio io mi sono accorto che andando via da casa, iniziando a livello professionistico, la famiglia viene leggermente, e con grosso errore da parte mia per esempio, messa da parte, nel senso passa poco poco in secondo piano. Però è una questione di pochi anni, perché poi ci si rende conto che invece torna al primo posto, però si ha questo un attimino, questo distacco leggero, e quindi quasi viene a prendere un po' il primo posto lo sport. È un errore, però penso che sia una cosa normale che succeda. Questo è uno stadio proprio che si deve passare. Sì, è uno stadio da cui si deve passare, ma comunque c'è un ritorno al giusto valore. Volevo chiederti, visto che stavamo parlando proprio di questa differenza dal settore giovanile a quello professionale, se avevi un'idea dell'atleta. Come è cambiata questa idea, l'atleta nel settore giovanile e l'atleta a livello professionale? Cosa cambia? Il divertimento, la propensione, la motivazione ad andare ad allenarsi? Diventa un lavoro? Come cambia? Cambia nel senso, l'aspetto di divertimento ludico rimane, però subentrano altri fattori. Quindi tanto più
si diventa bravi, si entra in un determinato giro, iniziano a pesare determinate componenti, quali il fatto economico, quindi le aspirazioni, i sogni. È un po' un problema perché un po' scema il divertimento. In più c'è il discorso che a lungo andare iniziano i problemini fisici, i vari doloretti. E andare, quando si è ragazzino, ad andare a giocare, a divertirsi in tutte le situazioni, non è più la stessa cosa quando ogni mattina sai che devi coesistere con un dolore al ginocchio o una spalla. Cerchi di tutelarti, e comunque quello che dico io è che iniziano a non esserci le stesse priorità. E anche in questo caso qui ho notato che poi con l'andare avanti dell'età, parlo adesso, si torna bambini. Io adesso ho quasi 50 anni, ho ritrovato il gusto di rincontrarmi con vecchi amici, vecchi compagni di squadra con cui gioco, e al di là dei dolori, al di là degli impegni che si ha, cioè si ha proprio il piacere di tornare a giocare, a divertirsi, a ridere, a scherzare, quasi a ritrovare gli stessi stimoli di quando sei ragazzino. Maurizio, scusa, ci racconti un attimino un argomento simpatico, una situazione simpatica vissuta anche nello spogliatoio con qualche compagno, con l'allenatore, qualcosa che ti è rimasta dentro, un bel ricordo? Ricordo simpatico, non so se può essere da televisivo, mi sta venendo proprio adesso, anche se è una partita, non mi potrò mai dimenticare. Eravamo fuori, forse non mi ricordo, a Parma, era una partita di Serie A, abbiamo mangiato il giorno prima come squadra qualcosa che ci ha fatto male, in particolare io avevo avuto un attacco di dissenteria incredibile, non mi potrò mai dimenticare, dopo il primo set di una partita, mentre giocavamo, ho fatto appena in tempo a alzare la mano e a chiedere all'arbitro di scappare via in bagno, non ha capito niente e sono dovuto scappare via in mezzo al pubblico, così lì in bagno, perché ho avuto un attacco di dissenteria incredibile. Fra le risate dei compagni di squadra, avversari, pubblico, non c'è stato neanche il tempo di avvertire l'arbitro. Io ho alzato solo la mano e sono scappato, e un altro po' l'arbitro mi avrebbe ammonito perché non capiva perché stavo scappando via. Poi altri episodi, io sono riuscito a intrattenere rapporti buonissimi con determinati compagni, allenatori, si è creato un feeling, per esempio un anno con un allenatore, quindi nella sosta di 10 giorni invernale me ne sono andato in Brasile. Al carnevale ce ne sono tanti. Poi nello sport e durante gli allenamenti, durante le partite, ci sono tanti episodi ridicoli, momenti veramente per ridere, pallonate, sì, cose che si fanno veramente un po', che ti fanno trovare quel cameratismo che forse c'è forse solo durante il servizio militare. Scusa Maurizio, una domanda. Durante una partita, no? Almeno capita a me, quando gareggiavo, la tensione prima di scendere in campo, prima di... è una sorta di quasi tachicardia, no? Ma non so se a tutti gli atleti avviene la stessa cosa. Tu come vivevi questa tensione pre-gara? Se la vivevi con disinvoltura, oppure grazie a questa trovavi la giusta concentrazione? Giusto quell'attimo prima del fischio iniziale? No, sinceramente da questo punto di vista no. Io non ero teso né prima, durante... ero molto, neanche nervoso, molto aggressivo, ecco, durante la partita. Però io sono stato uno di quei fortunati che non è che non dormivano durante, io avevo proprio il piacere, non vedevo l'ora, ma senza tensione. È cosa diversa in campo forse mi trasformavo, oppure era una tensione sopita, si trasformava in aggressività, anche se nella pallavolo non c'è il contatto fisico, quindi magari è un'aggressività che sfoghi tranquillamente schiacciando, in maniera diciamo positiva. A proposito di aggressività, noi abbiamo parlato di competizione. Volevo chiederti come si fa poi, cioè noi abbiamo detto, io in particolare affermavo che la competizione è momentanea, no? Deve essere sicuramente una volontà chiara di vincere, no? Mentre sei in campo, comunque vuoi vincere e quindi fai di tutto. Chiaramente considerando tutti quelli che sono gli atteggiamenti di fair play che avevamo detto anche con Antonio. Ma come si fa?
chi ti educa a bloccare quell'aggressività che si è, diciamo, che è esplosa in campo nel momento in cui esci, vai a fare il saluto con l'altra squadra o esci dal palazzetto? Come si impara? È una situazione, diciamo, che va da sé o... Dovrebbe, quella è una situazione che secondo me crei da giovane con la famiglia, con la figura del primo allenatore, educatore, ma comunque poi è comunque difficile da mantenere. Facciamo l'esempio nel calcio, sono proprio pochi, noi vediamo un Del Piero, un Baggio che mantengono una certa linea, è difficile poi in campo quando c'è tanto agonismo, quando non ti arriva troppo sangue al cervello, mantenere obiettività. E non fare determinati errori, quindi quando vedi protestare, quando vedi anche ricorrere a determinate sotterfugi, quello secondo me è molto difficile da... ci si cade un po' tutti, diciamo, e magari a mente fredda lo si sa che si sbaglia, però purtroppo nel momento, nell'agonismo, è difficile riuscire a essere seri, regolari. Diciamo che uno sportivo si dovrebbe sempre ripromettere queste cose, però è sempre difficile. La cosa bella sarebbe riuscire a mantenere entro, diciamo, un limite minimo di correttezza. Poi l'agonismo ti porta a non essere sempre obiettivo, quindi non è facile. È anche scusabile un attimo. Di Baggio e Del Piero ne abbiamo pochissimi, per fare l'esempio del calcio. Ma ti aiutano i compagni di squadra a fare questo, a mantenerti? Sì, cioè, di solito nelle squadre, come abbiamo detto prima, ci sono le persone un po' più esperte, le persone più tranquille, e quelli un attimino che riescono ad arrivare alle cose qualche secondo prima. Oltre appunto all'allenatore, è molto importante avere magari qualche compagno di squadra un po' più lucido in quei momenti. C'è uno sguardo di un compagno, del capitano, no? Sai, ti guardi, sei persona. Di solito campo, c'è una persona che ha un carattere, una personalità talmente forte, spiccata, pulita, che ti deve dare un esempio e quindi ti influenza. Sì, forse proprio in campo, durante la partita, più che l'allenatore che ce l'hai un po' a distanza, è il compagno di squadra più autorevole che un attimino ti influisce su di te. Qual è stato il tuo compagno che ha... Io c'ho proprio come idolo, ho avuto la fortuna di giocare, Ugo Conte, un argentino. Lui era proprio... un atleta incredibile, uno che arrivava 10 minuti prima degli altri alle conclusioni in campo, un'intelligenza sportiva superiore. Quelle sono cose innate, non sono dovute né all'allenamento, sono cose che il Signore ti dà e devi avere la fortuna. Oltretutto un uomo, una persona stupenda, quindi questo è stato forse il miglior giocatore al mondo, secondo me. Però sono d'esempio queste persone, questi atleti che ti influiscono, la squadra, e fanno crescere la squadra. Sì, ti influenzano tantissimo ed è un bene, perché magari appunto è quello, il vedere il compagno, i lati positivi del compagno e copiare i lati positivi. C'è anche il rovescio della medaglia, molte volte... si copiano, si tende a essere influenzati dal lato negativo, ma ci sta questa cosa qui. Tu sei stato l'esempio di qualche compagno magari inserito nella squadra nazionale, dal settore giovanile, hai aiutato qualcuno? Guarda, io sinceramente adesso, a tornare al ritroso, come esempio, più che altro sono stato un esempio di professionalità. Io sono stato proprio quasi un militare nell'allenamento, io ero uno che si doveva allenare bene, quindi anche... quando ho giocato anche in tarda età, venivo visto pure proprio come una persona molto seria, e quindi difficilmente quelli attorno a me prendevano l'allenamento, la partita con leggerezza. Da altri punti di vista, così a mente fredda, non sono stato un grossissimo esempio, devo un attimino fare un po' di autocritica, perché anch'io ho avuto le mie pecche, però dal punto di vista professionale sono stato, da quel punto di vista rimango ancora adesso molto militaresco, nel senso proprio io mi metto lì e vado dritto su un binario, le cose che bisogna fare, bisogna farle per bene. Ti faccio una domanda impertinente, abbiamo citato Ettore Selvaggi, mi dici come mai ti chiamavano Sbirulino? E all'epoca c'era forse con Mike Buongiorno un programma
e c'era questo pupazzo magro magro con un cespuglio in testa. Sandra Mondaini. Sì, Sandra Mondaini forse, sì. E quindi, ma io sono rimasto magro 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 lungo, poi da ragazzino ero proprio, pesavo, me ne volavo io col vento. E quindi probabilmente, ma è stato simpatico, ancora adesso la gente a 50, quasi 50 anni mi ferma chiamandomi Sbirulino, mi viene da ridere, ma alla fine è una bella cosa, a me piace. Ma molti atleti hanno dei soprannomi, no? Soprattutto in quel periodo, altri nomi che abbiamo citato, insomma, è carino anche adesso vedere. Si usa. Sì, il soprannome perché è caratteristica della persona, no? Sia per qualità personali, caratteriali che fisiche, quindi ero curiosa di capire come sì, mai. Sì, sì, no, a Lecce è così, poi io da ragazzino ero soprannominato così, poi sono andato via. Altri soprannomi, Pinocchio per il naso, ce ne sono stati, però sicuramente il più simpatico è stato Sbirulino. E faccio allora qualche consiglio che potresti dare ai genitori o ai bambini che si vogliono avvicinare al mondo dello sport? Di farlo come pura attività fisica, di divertirmi ai genitori di stare il più possibile lontano quando vanno a quando accompagnano i figli, quando vanno a vedere, quando vanno a vederli. Quando fanno qualcosa di buono, dirgli bravi una volta solamente trattenendosi. Magari li vorrebbero sbaciucchiare, esultare, saltare, si devono trattenere e dirgli bravo in una maniera molto fredda. Lo stesso quando sbagliano, quando si perde, fargli capire che non è un dramma e che comunque niente, si va avanti, che la prossima volta... Non appesantire mai la situazione e non pensare che i figli debbano per forza diventare dei campioni, farli divertire, anche perché campione è uno su un milione. Praticamente Daniela, nella puntata di oggi abbiamo fatto un riassunto delle puntate precedenti, perché Maurizio è stato... diciamo che ci ha tolto le parole di bocca, tutto quello che lui ha detto oggi con delle domande che noi avevamo preparato, noi l'avevamo già anticipato e quindi questo non ci fa piacere, insomma. Volevo farvi un'ultima propria domanda: cosa pensi della specializzazione dello sport già nell'ambito giovanile? In che senso specializzazione proprio? Nel senso che se... Come ci si avvicina? Cioè il genitore che deve indirizzare il bambino a quel determinato sport? Si lascia scelta, libera scelta al bambino che si avvicina perché conosce un compagno di classe e poi piano piano? Sì, secondo me bisogna un po' affidare al caso. È sempre meglio quando si è più piccolini, secondo me, cercare uno sport di gruppo, quello che sia. Poi pian piano capire dal tipo di fisico, cose, dalla compagnia... se c'ha degli amici, perché poi è difficile staccarli per esempio dalle amicizie di scuola. Se l'amico o l'amichetti della scuola fanno un determinato sport, secondo me è bene magari non staccarli o comunque farlo continuare. Poi se si vede comunque che c'ha la propensione per determinate attività fisiche, secondo me anche lo sport singolo, il nuoto e cose, secondo me è formativo, non all'inizio perché poi si diventa un po' egoisti, però a lungo andare va bene anche quello. Dopo magari la conoscenza dello sport di gruppo potrebbe andare bene anche quello. Perfetto. Cioè, sì, ci hai dato veramente ogni... Non lo volevo precisare, il discorso dei genitori è difficilissimo. Non il pensiamo, palestra, io mi accorgo e quando si diventa genitore è difficilissimo, si vorrebbe... Il figlio, che il figlio facesse quello che non si è riuscito a fare, però bisogna trattenersi, bisogna veramente mettersi qualcosa, una scarica elettrica per frenarsi, perché purtroppo si fanno grossi danni, grossi danni. Il genitore deve affidarsi e fidarsi dell'allenatore, dell'educatore. E non è facile, perché l'educatore deve avere veramente tanta passione. Non è facile, guarda, non vorrei essere pessimista, ma forse c'erano più educatori prima, adesso vedo più queste nuove figure di allenatore, li vedo proiettati a voler arrivare ai massimi livelli, alla professionalità, arrivare al professionismo, quando invece forse non c'è bisogno di queste figure più, c'è più bisogno di ragazzi con passione che lavorino con i giovani. Grazie. Perfetto.
Noi siamo d'accordo, pienamente totalmente, d'accordo. Pienamente. Se qualcuno vuole scriverci ancora o fartene qualche domanda a Maurizio, si è dimostrato disponibile a rispondere, noi gireremo a lui anche le mail. Certo. L'indirizzo lo sì. Il nostro indirizzo è edwinmov.webtv@gmail.com. E nella prossima puntata parleremo dell'importanza dello sport, gioco di gruppo, gioco di squadra, gestione del gruppo e la relazione che ci deve essere tra maestro, allenatore e gruppo. Prenderemo spunto da tutto quello sì, detto da Maurizio. Noi faremo tesoro anche perché poi siamo pienamente d'accordo con quanto detto da Maurizio. Veramente è un grande esempio. Sì, un grande esempio di uomo e di uomo di sport. Veramente complimenti Maurizio. Grazie mille. Ho fatto tanto al di là delle parole che si sono dette oggi. E quando si va avanti un attimino l'età si capiscono anche però i tanti errori. Adesso magari si parla così perché si sono fatti anche tanti errori, per fortuna non gravissimi, ma si sono fatti, quindi si vede anche determinate cose, si vedono con gli occhi un attimino dell'esperienza. E noi abbiamo parlato, Maurizio, anche di questo, noi abbiamo parlato in una puntata dell'autovalutazione che dovrebbe fare un allenatore, un atleta, no? Tu l'hai fatto e non te l'abbiamo chiesto, l'hai fatto da solo. È stato l'esempio pratico. E quindi anche in questo... Sarebbe ancora più bello se questa un attimino autocritica, se questa lucidità si avesse anche nel momento in cui si fanno determinati errori, però so che non è facile. Non è facile però, alla fine si riconosce l'errore sì, potresti essere ad esempio per i giovani, per esempio, è una cosa sì, che a è noi... il solito discorso che quando magari si un attimino si ha un po' più di razionalità non si ha più il fisico. Però in quel momento puoi diventare un allenatore. Certo. Potresti dare tanto ancora al mondo ogni età ha la sua funzione. Va bene, e per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, ciao e un grazie ancora a Maurizio. Grazie buona a tutti giornata. Voi.